Ciao a tutti, buongiorno. In questa mattina piovosa ci stiamo recando a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Sono molto contento perché ha aperto un negozio al quale sono molto interessato, un negozio di freccette, quindi tutti gli appassionati della provincia di Bologna e dintorni saranno molto contenti di questo. Vicino a casa mia, quindi io sono molto felice. Andiamo a visitarlo, vediamo com'è questo negozio, che fino a pochissimo tempo fa era presente solo sul web come vendita. Ora c'è anche il negozio fisico. Lo andiamo a vedere. Venite con me, dai. Ragazzi, ci siamo arrivati ad Art Store. Ecco qua. Fantastico. Entriamo nel negozio. Wow! Caspita, bellissimo! Ciao! Ciao, buongiorno! Oh, piacere, Mauro! A me, a piacere! Ciao a tutti! Allora, nuovo negozio, aperto da poco, mi dicevi? Esatto, aperto da poco. Esperienza quasi ventennale, ma... Esatto, perché come vi dicevo, questo negozio è aperto da poco, ma sul web c'è già da diversi anni con la vendita. E ora abbiamo il piacere di avere il negozio fisico, così vi invito tutti a venire a visitarlo, troverete un sacco di cose, anzi ce lo dice direttamente lui, perché è lui il grande esperto che adesso ci dirà due parole, perché insomma dai, dici qualcosa. Molto semplice. Questa attività parte principalmente dalla passione per le freccette, dall'amore per lo sport delle freccette, e quindi tutto è nato da una partita di freccette. E cerchiamo di aiutare, di coinvolgere, di stare con i giocatori di freccette per dare un servizio, non semplicemente un prodotto. E in questo senso venite a trovarci, sapremo consigliarvi nel migliore dei modi, in base alle vostre esigenze, vi faremo provare quello che vi serve con le pedane sia da soft che da steel, e siamo qui per voi, venite senza problema. Perfetto, come potete vedere, come ci ha già detto, potrete provare il materiale che comprate, quindi le freccette per lo steel, vedete c'è qua il bersaglio per lo steel e qua per il soft. Le freccette le potete provare, così trovate quella giusta per voi, è molto importante poterle provare. Ok, salutiamo Andrea, è stato gentilissimo. Grazie e niente, venitelo a trovare, mi raccomando.